Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo salvato l'autobus di Trish e abbiamo incontrato Alden, ex leader dei primogeniti. Dopo è arrivato il nostro carissimo e amatissimo uomo misterioso che gli ha rubato il posto e l'ha reso un vagabondo solitario. Ora, quello che dobbiamo fare è farci ancora un pochino di punti, cioè mancano 4000. E spero che con una di queste due missioni le facciamo. Al massimo, dopo queste due ci arriviamo di sicuro. Il prossimo obiettivo è l'arresto, che si trova qui. Eccoci arrivati. Vediamo. I resistenti del 43esimo distretto hanno lanciato un'offensiva contro gli spazzini. So che proveranno ad arrestare Alden. Poi, il poliziotto. Lo psicopatico merita la galera. La battaglia è già iniziata, perciò sbrigati. La tua priorità è assicurarti che Alden venga catturato. Una volta arrestato, invierò una squadra di recupero. Io dubito che Alden verrà arrestato da dei poliziotti. Anzi, è più probabile che quei poliziotti moriranno, non ti dico tutti, ma quasi. Ecco fatto. Nucleo preso e... dove devo... eccoci qua. Ciao. Ovviamente. Alden, fermo. Sei in arresto. Alden non mi sfuggirà. Vado a prenderlo. Non fartelo scappare. Potrebbe essere l'unica occasione. Lento con me di sicuro non mi scappa. Sicuro scappa volando con i suoi poteri psichici. Sicuro. Ma poverino. Ti ho rubato il cibo. Uccidilo. Non dovrei mischiarmi. È vero. Alden è ancora in giro. E se scompare, Moya mi farà la pelle. Potrei fulminare quel tipo e liberarlo. O magari andarmene via e lasciarlo lì a marcire. Scusami, qual è la... libera l'uomo? Ecco fatto. Non sapevo se devo colpire lui o la corda. Ho puntato all'ovvio. Non era così ovvio, purtroppo. Dov'è Alden? Eccolo qua. Altro poliziotto. Ma che cosa? È un labirinto di spazzatura. E guarda caso è pieno di stronzi. Preso? Col cazzo. Allora, facciamo la cosa più ovvia al momento e... muoviamoci da qui, visto che... non riesco a colpirli dal basso. Ecco fatto, allora, con calma. Dal basso non riuscivo a colpirli. Ecco, però se mi metto anche in linea di fuoco, sicuramente non è un'ottima idea. Bastardo, che palle che ogni volta che uso sta mossa iniziano a muoversi sti stronzi. Allora, muoviamoci. Ecco fatto. Allora, aspetta. Io sto andando probabilmente dove neanche dovrei. Però è il luogo più sicuro questo al momento. Dai, che ogni volta che li colpisco finisce sempre così. Mamma mia. Morto, perfetto. Almeno uno è andato. Due andati. Dai, esci fuori. Dovrai uscire per colpirmi. Ok, eliminato. Ovviamente siamo senza energia. Ecco fatto. Ottimo. Ok, ci siamo. Colpiamo questo, che se no ci spara nella schiena. Ce ne sono altri, ovviamente. Perfetto, colpiti.
dovrei aver liberato un po' la zona, vero? Sì, se non contiamo che c'è ancora questo. Però credo di averlo ucciso adesso. Dove sei? Ah, eccolo. Nonostante il fumo ti sono riuscito a colpire. Colpito un altro alla testa. Col. Ovviamente. Dannazione. Non ce l'avrei mai fatta. Potevo salire su quella panchina però. Mamma mia, ti odio. Ce l'avevi quasi fatta, l'avevi quasi distrutti. Allora, distruggiamo. Ah beh, però mi ha fatto già spawnare qua sopra, il che è comunque un plus a noi. Allora, come facciamo ad arrivare di là? Forse Alden ci darà la risposta, vero? Credo che l'unica sia volare fin là in fondo. Dov'è il nostro amico? Eccolo lì. Allora, iniziamo a toglierci di mezzo le torrette, che sono un filo fastidiose. Qua c'è qualcuno? Sì, eccolo là. Perfetto. Allora, ecco altro tizio. Troia, hai visto questo posto? Che è successo? Il Dedalo non è mai stato questa grande attrazione, ma una volta c'era un parco. Ora è una baraccopoli tra i rottami. Non si riesce quasi a camminare. Esatto. Iniziata la quarantena, Alden ha preso a collezionare pezzi di metallo, cianfrusaglie e qualsiasi altro oggetto per usarli su quella torre. Perché costruisce quella cosa? Non lo so. Per quanto vedo, non c'è combustibile all'interno, quindi non è un'arma esplosiva. Forse lo fa solo sentire meglio. Allora, aspetta. Devo ricaricare un po' la vita. Devo aspettare un attimo. Dai, preso. Ecco, fatto. Altri? Ok, non c'è nessuno. Questo vuol dire che se c'è una fonte prova a ricaricarmi un po' l'energia. Allora, qua c'è un frammento. Due in un colpo. Perfetto. Dov'è il... qua sopra, sicuro. Allora, altro tizio, eccolo lì. Ehi, ciao, come lo prendo? Facendo questa bella mossa. Morto? Non ne sono sicuro, ma sicuramente l'abbiamo allontanato. Alden, dov'è? Eccolo qua. Dove è andato? Ah, è salito? E io? Scusami. Ah, beh certo, il tubo. Dicevo, come faccio a salire anche io? Bella risposta. Così... No, Cole, non clippare dove non devi, per favore. Non mi va di rifarmi tutto. Ok, quindi Alden poi è uscito ed è sceso di sotto. Però... dov'è? Allora, qui abbiamo un frammento, ma io non voglio cadere. Ah, però c'è uno lì, aspetta. Facciamo le cose con un attimo di ordine. Almeno non ci torniamo più in queste zone. Eccola qua, almeno anche questo non torniamo più, per fortuna. Informazioni secondarie. Andiamo. Stando alla storia ufficiale del gruppo, sotto il comando di Tate, la ricerca fece passi da gigante. Non lasciatelo scappare! Che novità! Fuoco di soppressione. Cos'è sto mostro? Cos'è sto schifo? È lui? È Alden? È Alden o è un conduit normale? Sai che non ho visto. Oh merda. Ignora quel golem. Concentrate il fuoco su Tate. Cos'è? Allora, non voglio sfruttare il coso karmico perché... vorrei usarlo... oh, oh, oh.
dicevo, vorrei usarlo. Su Alden poi. Ecco fatto. Sì. Oh, è finalmente andato. Sì, era un conduit normalissimo. Il nostro custode. Dirigersi al penitenziario di Eagle Point. Ovviamente. E io tutta sta strada che cosa l'ho fatta fare? Hanno preso Alden, Moya, lo portano al penitenziario. L'ho saputo, e anche gli spazzini lo sanno. Imperversano già tra le strade del Dedalo, sparando a chiunque. Falli smettere. Certo. Vai, fai quello che ti ho detto. Allora, il conduittone qui, mica male. Comunque è meglio che mi allontano da qui prima che qualcuno decida di spararmi addosso. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.